Ciao, qualcuno si ricorderà di me per il mio monologo ad Italia's Got Talent in cui raccontai del mio coming out in famiglia. 4 anni. E mio padre egiziano ancora non se n'è fatto una ragione, ogni tanto mi ferma quando sono in giro per casa, mi guarda e mi fa "Asbitta, sbitta!" Sarebbe aspetta, aspetta, lui egiziano. "Sbitta, sbitta! Com'è che l'hai fatto a essere ghi?" Sei così alto. Ecco, ma in quell'occasione non feci proprio in tempo a raccontarvi tutto tutto di me e quindi vorrei approfittarne adesso, proprio perché in questo periodo storico credo sia importante raccontare, raccontarsi e non solo stare lì a farsele raccontare. Beh, io non sono solo omosessuale, ma sono anche un amante degli animali, tanto è vero che mi sono anche iscritto alla LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, poi mi sono accorto di aver frainteso. Ma amo proprio la natura in generale. Io col mio cane vado sempre a spasso per boschi, campagne, praterie. Un finocchietto selvatico praticamente. Altre cose importanti di me: sono un istruttore cinofilo, fidanzato da 1 anno e mezzo, sieropositivo, e queste non sono sopracciglia spinzettate, ma è la stempiatura che avanza. Cosa sono quelle facce lì? Cos'è? Perché avete sentito che sono sieropositivo? Le l'ho detto apposta. Cosa volete? Io sono uno che prende alla lettera i consigli. Avete presente quando si danno quei consigli di vita tipo sii positivo, e io tanto fatto che pure le mie analisi sono positive, proprio positivo a tutto tondo. Qualcuno starà dicendo, vedi che il distanziamento sociale comunque serve, tranquilli, perché non si trasmette né con il contatto né bevendo dallo stesso bicchiere. Quello è l'herpes, ma in ogni caso si cura. Dimentichiamoci quella pubblicità degli anni 90 in cui ci insegnavano che ti prendevi l'HIV anche solo se incrociavi lo sguardo del tuo untore. O stragi che neanche Medusa ai tempi degli antichi greci. Ora, capisco l'avere lo sguardo penetrante, ma a tutto c'è un limite. Voglio rassicurarvi, non rattristatevi per me, non farò la fine di Gabriel Garco nel film Fate Ignoranti. Quello pure da moribondo riusciva ad essere figo. Prima di rubare gli zigomi alla Ferilli, eh. Il modo in cui venni a conoscenza di questo fatto fu quantomeno surreale. Ero lì in sala d'attesa per aspettare il risultato delle mie analisi del sangue. A un certo punto la dottoressa mi chiama e mi fa: "Prego, Darar, si accomodi, si accomodi." Dico: "Ammazza che sorriso! O stiamo girando la pubblicità di un dentifricio, oppure saranno belle notizie." Mi fa sedere e mi dice: "Allora, signor Dakar," dico no, sarebbe Darar. "Darar? Ma che cognome è? Mi scusi." Ha parlato la dottoressa Vaccamorta. Dico: "Se stiamo a perdere tempo sulla pronuncia del mio cognome, saranno belle notizie." "Allora, signor Darar, parliamo dei suoi esamini." "E parliamo dei miei esamini." Dico: "Se li chiama esamini, saranno belle notizie." "Lei è sieropositivo." Non erano belle notizie. "E non contenta, me lo ripete." "Eh sì, guardi, non c'è dubbio, lei è proprio sieropositivo." Io dico: "Ah, lei, adesso per festeggiare vado a comprare un gratta e vinci." "Ma cosa c'entra tutto questo bel sorriso nel darmi una notizia così?" "E se fossi stato sano? Sarebbero entrati da quella porta i ballerini di samba con stelle filanti e coriandoli." E dai. Ma fino a qui tutto bene, stranamente non mi scomposi, accettai la notizia anche con un certo savoir-faire, ma la dottoressa va avanti. "Allora, signor Dakar, adesso la situazione è semplicissima. Lei dovrà prendere semplicemente una pastiglia tutti i giorni, alla stessa ora, ogni giorno della sua vita, per sempre." Scoppiai a piangere, sembravo un bambino quando lo metti davanti a un piatto di pasta da finire che non ne vuole più. "Non lo volevo, non ne voglio più." La dottoressa, mossa con passione, fa il giro della scrivania, si avvicina e mi fa: "Allora, signor Dakar, stia calmo, signor Darar, su, che tanto di HIV mica si muore." "Non è perché ho paura di morire." "E no, e la pastiglia tutti i giorni, la stessa ora per sempre." "Io già quando devo prendere i fermenti lattici faccio un casino, con tutti i cazzi che avevo per la testa." Così, a 10 anni dal mio primo coming out, adesso mi ritrovo a dover fare un secondo coming out. Sempre. Ogni volta.
E a un certo punto ti senti anche un po' in dovere di dirlo, no? Solo che con l'ignoranza che c'è in giro, dire questa cosa sarebbe come ammettere di avere mal di gola in periodo Covid. Capito che poi la gente ti conosce con lo stesso entusiasmo con cui si va a pagare le bollette. Ma poi soprattutto è un segreto che non puoi fare a meno di dire se stai conoscendo un possibile partner. E come minchia gliela dici una cosa così? Ma go! E quindi mi sono inventato diverse strategie. Allora, la prima era la strategia del via il dente, via il dolore. Se chi mi ama mi segua. Cielo, pecorelle, pioggia, catinelle, tanto ci sta sempre bene. Quindi arrivavo e facevo: ciao, sono Mirko, sono single e sono sieropositivo. Nuvola di fumo tipo gatto silvestro. Questo in 30 secondi netti da Piazza Duomo era in stazione centrale col biglietto obliterato. Dico: no, allora, troppo repentino, devo farceli arrivare piano e piano. Glielo faccio capire. Quindi seconda strategia: ciao, sono Mirko e indovina cos'ho? Che cos'hai? Cos'ho? Indovina cos'ho? E che c'hai? C'hai una casa grande? No, no, non è la casa grande. Indovina cos'ho? E che c'hai? C'hai un cane? Sì, ho un cane, ma non è quello. Indovina cos'ho? Tre lettere. E che c'hai? Tre lettere. C'hai l'uva? No, no, indovina cos'ho? Te lo mimo. Che c'è, il disco in vinile di YMCA? Vabbè, guarda, niente. Comunque non sarebbe cosa. Allora dico, vabbè. Terza ipotesi, aspetto che mi conoscano, che si affezionano a me, così magari prima di giudicare provano anche a capire. Ah, sei un bugiardo! Ma come bugiardo? Te lo sto dicendo. Dovevi dirmelo prima! All'aperitivo? No, prima! Ma se io non sono contagioso e ancora non abbiamo fatto roba? Ma questo lo dici tu! Era una situazione impossibile. Poi per fortuna ho incontrato una persona intelligente. Oh, e dopo un anno e mezzo lui è ancora sano, eh? Quindi non è che ve la racconto. Quindi vorrei spiegarvi giusto due cose che io stesso per ignoranza non conoscevo. HIV e AIDS non sono la stessa cosa. In termini culinari, il primo sarebbe l'antipasto e l'altro sarebbe la mazza caffè. Dopo quello hai finito. Però diciamo che se si interviene in tempo durante questo menù, uno può anche decidere di fermarsi al primo, così, per restare anche più leggeri, no? Ma cosa significano? Cos'è l'AIDS? Oltre che essere la punizione divina per tutti gli omosessuali e per tutti coloro che li accettano, questo sì. Ma proprio letteralmente cosa significa? Allora, AIDS significa sindrome dell'immunodeficienza acquisita, mentre HIV significa virus dell'immunodeficienza umana. Già questo ci fa capire che in linea di massima, probabilmente, se te le buschi una di queste due cose, si tratta comunque di una qualche forma di deficienza. Ma l'una è soltanto lo stadio iniziale, mentre l'altra è proprio lo stadio finale. Diciamo che se decidi di non curare la tua HIV, si arriva appunto allo stadio finale dell'AIDS. Ma se arrivi a quello stadio, allora, proprio come dice la malattia stessa, sei proprio immunodeficiente. Che poi chissà perché in queste situazioni chi scopre di essere sieropositivo ha la sorprendente facoltà di decidere di non curarsi. Sarebbe come se io domani andassi ad una stazione della polizia con un mitra in mano, caricato a più non posso, il dito sul grilletto, e dicessi: ho trovato questa, che faccio? E la poliziotta mi dicesse: ma guardi, veda lei, può lasciarlo qua oppure può andare a farsi un giro in centro. Mentre la piaga più grande in tutta questa situazione sono proprio le persone sieropositive inconsapevoli. E quindi non solo diventa pericoloso per loro, perché questa HIV poi diventerà AIDS e non si potrà più tornare indietro, ma sono pericolosi per tutti quanti gli altri. Quindi, cari amici, se fate sesso non protetto, mi raccomando, a parte sarebbe meglio non farlo, ma andate a farvi alcune analisi, perché siete a rischio non solo voi stessi, ma anche tutti quelli che hanno l'onore di cavalcarvi come delle cavalline storme. Ma la cosa più importante, che spesso non si sa, è che una persona sieropositiva in terapia può avere non solo la stessa longevità di vita degli altri, ma anche lo stesso stile di vita, sesso compreso. Ebbene sì, una persona sieropositiva in terapia
può mettere al mondo figli senza contagiare partner o prole. Studi scientifici dimostrano che sia più facile ereditare l'imbecillità di alcuni genitori. Oh, studi scientifici, eh? Ambasciatore non porta pene. Quindi capite che avere paura di una persona sieropositiva che si cura è completamente senza senso. Di diverso ha soltanto quella piccola pastiglia quotidiana. Del resto, quando incontriamo una persona che si fa di insulina, non è che reagiamo dicendo «Oddio, un diabetico!» E c'è una triste realtà in tutto questo tema, che i miei colleghi LGBT però non amano sentire, ossia che l'HIV sia più diffusa tra gli omosessuali. Non c'è da arrabbiarsi, purtroppo è la verità, sono dati statistici, ma questo non accade solo perché siamo più promiscui e più facili all'amore rispetto ad altri, come qualcuno crede. Magari sì, ma vediamo la situazione da un altro punto di vista. Un ragazzino adolescente che inizia a comprendere di essere omosessuali, ma non comprende a fondo la sua vera natura, che ha paura di parlare di questa sua situazione perché magari vive in una società un pochino retrograda. Magari non parla con amici fino a che non diventa abbastanza grande o abbastanza sicuro di sé. Che non può stabilire un dialogo con la propria famiglia per paura di deluderli. Che non ha il diritto all'informazione durante le ore scolastiche, magari seguendo una buona ora di educazione sessuale, e che non sia uno scimmiottamento di una lezione di scienze. Educazione sessuale. Vogliamo preparare questi ragazzini alla vita che sarà? Il sesso fa parte di questo. Quale arma può avere quel ragazzino per potersi difendere e tutelare alle sue prime esperienze? Mentre tutti gli altri ragazzini eterosessuali probabilmente potranno ricevere informazioni in merito in maniera più facile, magari da un amico, da un cuginetto, da una famiglia, se c'è quel tipo di dialogo, il ragazzino omosessuale, che sia accettato o no, le sue esperienze le farà comunque. Ma ci arriverà impreparato. E vi assicuro che dei porno si possono imparare tante cose. Quante cose che si possono imparare dai porno. Ricordo ancora quella volta con l'aspirapolvere. Ma usare i preservativi non è proprio una nozione che si acquisisce dai porno. Ci tengo a sottolineare che usare il preservativo non significa rendere più noiosa o meno intensa quell'esperienza. Significa soltanto volersi bene. Per cui ve lo ripeto, sono Mirko Darar, sono omosessuale e sono sieropositivo. Chi vuole abbracciarmi?